Grande entusiasmo in Cile per il viaggio di Papa Francesco, ormai nel vivo. Il pontefice atterrato ieri sera nella capitale Santiago per il suo 22esimo viaggio apostolico, che lo condurrà anche in Perù. Questa mattina l'incontro con la Presidente, autorità, società civile e corpo diplomatico, poi la messa nel Parque O'Higgins con centinaia di migliaia di fedeli. Dal Papa l'invito ad essere una famiglia generosa e accogliente, a far crescere una cultura, uno stile di vita e una spiritualità a difesa della terra, del bene comune, di fronte a potere economico e tecnocratico, ispirandosi alla saggezza dei popoli autoctoni. Nella messa l'invito a seminare pace a forza di prossimità, a forza di vicinanza. Le beatitudini, dice Francesco, sono quel nuovo giorno per tutti quelli che continuano a scommettere sul futuro, che continuano a sognare, a lasciarsi toccare e sospingere dallo Spirito di Dio. Atterrato ieri all'aeroporto internazionale di Santiago alle 19 ora locale, 23 italiane, è entrato ormai nel vivo il 22esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, che lo condurrà giovedì sera anche in Perù. L'arrivo, con un'ora di anticipo, dopo 15 ore di volo e 12.500 chilometri percorsi. Durante il lungo volo Roma-Santiago, il Papa ha salutato i 70 giornalisti che lo accompagnano nel viaggio apostolico in Cile e Perù, ai quali ha fatto distribuire la foto del 1945 che rappresenta un bambino giapponese con il fratellino morto sulle spalle a Nagasaki dopo la bomba, con scritto sul retro il frutto della guerra. Buongiorno, vi auguro buon viaggio. Mi hanno detto dall'Italia che il volo Roma-Santiago è il volo diretto più lungo che ha l'Italia. Per me non sarà tanto difficile nel Cile, perché ho studiato lì un anno e ho tanti amici. Invece in Perù conosco meno, perché sono andato due volte o tre volte per convegni, incontri. No? E poi Greg parlava di questo che vi ho dato, questa l'ho trovata per caso, è stata presa nel 45. Io mi sono commosso quando ho visto questa, soltanto ho osato scrivere il frutto della guerra, e ho pensato di farla ristampare e darla, perché un'immagine del genere commuove più che mille parole. Ad attendere il pontefice, in aeroporto, canti e danze tradizionali per la cerimonia di benvenuto alla presenza, tra gli altri, della presidente Michelle Bachelet e del cardinale Zati Andreio, arcivescovo di Santiago del Cile. Grande calore ed entusiasmo è stato espresso da migliaia di persone assiepate durante il percorso in papamobile. Francesco ha da subito compiuto un fuori programma. Prima di andare alla Nunziatura Apostolica, che lo ospiterà nei prossimi giorni, ha voluto recarsi alla parrocchia San Luis Beltrán di Pudahuel per sostare in preghiera dinanzi alla tomba di Monsignor Enrique Alvear Urrutia. Il presule, morto nel 1982, era noto come il vescovo dei poveri per il suo straordinario lavoro in mezzo agli ultimi della società. Al suo arrivo in Nunziatura, il Papa si è fermato a salutare quanti attendevano per una benedizione, un abbraccio, una foto, ha ricevuto piccoli doni e dedicato particolare attenzione ai bambini. All'indomani lo attende una densa giornata dopo l'incontro con le autorità, la visita di cortesia alla Presidente della Repubblica, la messa, nel pomeriggio la visita al penitenziario femminile di Santiago e poi l'incontro con sacerdoti, religiosi e consacrati, infine i vescovi cileni. L'invito ad essere una famiglia generosa, accogliente, chiamata Cile, a far crescere una cultura e una spiritualità a difesa della terra, del bene comune, ispirandosi alla saggezza dei popoli autoctoni. Lo ha rivolto Papa Francesco nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico del Cile nel Palacio de la Moneda a Santiago. Il pontefice è stato accolto dalla Presidente della Repubblica, Michelle Bachelet, con la quale ha poi avuto un incontro privato. È una gioia per me potermi trovare nuovamente sul suolo latinoamericano e iniziare la visita a questa amata terra cilena che mi ha ospitato e formato durante la mia gioventù. È iniziato così il discorso del Papa, auspicando che il tempo in Cile sia anche un tempo di gratitudine per tanto bene ricevuto, in quella che definisce una terra colma di promesse e di sfide, ma specialmente carica di futuro.
Nella persona della Presidente rivolge un abbraccio al popolo cileno, dall'estremo nord fino all'arcipelago sud e al suo dissolversi in penisole e canali. La vostra diversità e ricchezza geografica, dice Francesco, ci permette di cogliere la ricchezza della polifonia culturale che vi caratterizza. Il Cile si è distinto negli ultimi decenni per lo sviluppo di una democrazia che gli ha consentito un notevole progresso, le recenti elezioni politiche, manifestazione della solidità e maturità civica raggiunta, ha un particolare rilievo a 200 anni dalla dichiarazione di indipendenza, dice poi il Papa, la quale segnò il vostro destino come popolo fondato sulla libertà e sul diritto, chiamato anche ad affrontare diversi periodi turbolenti. In questo modo voi avete saputo consolidare e irrobustire il sogno dei vostri padri fondatori. Ricorda poi le parole del cardinale Silva Enriquez quando in un Te Deum affermò: noi tutti siamo costruttori dell'opera più bella, la patria. La patria terrena che prefigura e prepara, la patria senza frontiere. Tale patria non comincia oggi con noi e tuttavia non può crescere e fruttificare senza di noi. Perciò la riceviamo con rispetto, con gratitudine, come un compito iniziato da molti anni. Il bien, come también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanza. Ogni generazione deve far proprie le lotte, le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. Il bene, come anche l'amore, la giustizia e la solidarietà non si raggiungono una volta per sempre, vanno conquistati ogni giorno. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi a goderlo in modo che tale situazione ci porti a disconoscere che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia. Continuate a lavorare, esorta il Papa, perché la democrazia, sogno dei vostri padri, sia veramente un luogo d'incontro per tutti, un luogo nel quale tutti, senza eccezioni, si sentano chiamati a costruire casa, famiglia e nazione. Una famiglia chiamata Cile, generoso, accogliente, che ama la sua storia, che lavora per il presente della sua convivenza e guarda con speranza al futuro. Ci fa bene ricordare qui le parole di Sant'Alberto Hurtado. Una nazione, più che per le sue frontiere, più che per la sua terra, le sue catene montuose, i suoi mari, più che per la sua lingua e le sue tradizioni, è una missione da compiere. Tale capacità di ascolto acquista un grande valore in questa nazione, dove la pluralità etnica, culturale e storica esige di essere custodita da ogni tentativo di parzialità o supremazia e che mette in gioco la capacità di lasciar cadere dogmatismi esclusivisti di una sana apertura al bene comune, che se non presenta un carattere comunitario non sarà mai un bene. È indispensabile ascoltare. Ascoltare i disoccupati, ascoltare i popoli autoctoni, spesso dimenticati, i cui diritti devono ricevere attenzione e la cui cultura deve essere protetta. Ascoltare i migranti che bussano alle porte di questo paese in cerca di una vita migliore. Ascoltare i giovani nella loro ansia di maggiori opportunità. Ascoltare gli anziani con la loro saggezza tanto necessaria e il carico della loro fragilità. Ascoltare i bambini che attendono risposte reali per un futuro di dignità. Il pontefice esprime il dolore e la vergogna sentiti davanti al danno irreparabile causato ai bambini da parte di ministri della Chiesa. Desidero unirmi ai miei fratelli nell'Episcopato, dice il Papa, perché è giusto chiedere perdono e appoggiare con tutte le forze le vittime, mentre dobbiamo impegnarci perché ciò non si ripeta. Con questa capacità di ascolto siamo invitati a prestare un'attenzione preferenziale alla nostra casa comune, esorta poi, far crescere una cultura che sappia prendersi cura della terra, offrire uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma a una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico che privilegia l'irruzione del potere economico nei confronti degli ecosistemi naturali e di conseguenza del bene comune dei nostri popoli. Dalla saggezza dei popoli autoctoni possiamo imparare che non c'è vero sviluppo in un popolo che volta le spalle alla terra e a tutto quello e tutti quelli che la circondano. Il Cile possiede nelle proprie radici una saggezza
capace di aiutare e di andare oltre la concezione meramente consumistica dell'esistenza. L'anima del carattere cileno è vocazione ad essere quella caparbia volontà di esistere, vocazione alla quale tutti sono chiamati e rispetto alla quale nessuno può sentirsi escluso o dispensato. Vocazione che richiede un'opzione radicale per la vita, specialmente in tutte le forme nelle quali essa si vede minacciata. Prende il via da due parole del Vangelo di Matteo, l'omelia del Papa nella prima messa in Cile, nel Parque O'Higgins, davanti a circa 600.000 fedeli. Vedendo le folle, il primo atteggiamento di Gesù è vedere, guardare il volto dei suoi, dice Francesco, volti che mettono in movimento l'amore viscerale di Dio. Vedendo le folle, Gesù incontra il volto della gente che lo seguiva, che a sua volta incontra nello sguardo di Gesù l'eco delle sue ricerche e aspirazioni. Da questo incontro nasce l'elenco di beatitudini, l'orizzonte verso il quale siamo invitati e sfidati a camminare. Le beatitudini non nascono da un atteggiamento passivo di fronte alla realtà, né tantomeno possono nascere da uno spettatore che diventa un triste autore. Non nascono da profeti di sventura che si accontentano di seminare delusioni, nemmeno da miraggi che ci promettono la felicità con un clic di un batter d'occhi. Al contrario, le beatitudini nascono dal cuore compassionevole di Gesù, che si incontra col cuore di uomini e donne che desiderano e anelano a una vita beata, di uomini e donne che conoscono il desconcierto e il dolore che si genera quando se te muove la sofferenza, che conoscono lo sbarrimento e il dolore che si genera quando trema la terra sotto i piedi o i sogni vengono sommersi e il lavoro di tutta una vita viene spazzato via, ma che ancora di più conoscono la tenacia e la lotta per andare avanti. Come è esperto il cuore cileno di ricostruzioni e nuovi inizi, come siete esperti voi del rialzarsi dopo tanti crolli. Per questo cuore sono le beatitudini, esclama Francesco, esse non nascono da atteggiamenti di facile critica né da sproloqui a buon mercato di chi crede di sapere tutto ma non vuole impegnarsi con niente e con nessuno e finisce così per bloccare processi di trasformazione e ricostruzione. Le beatitudini nascono dal cuore misericordioso che non si stanca di sperare e sperimenta che la speranza, dice il Papa con le parole del poeta cileno Pablo Neruda, è il nuovo giorno, lo sradicamento dell'immobilità, lo scuotersi da una prostrazione negativa. Gesù, dicendo beato il povero, colui che ha pianto, l'afflitto, il sofferente, colui che ha perdonato, viene a sradicare l'immobilità paralizzante di chi crede che le cose non possano cambiare, di chi ha smesso di credere nel potere trasformante di Dio Padre e nei suoi fratelli, specialmente nei suoi fratelli più fragili, nei suoi fratelli scartati. Gesù, proclamando le beatitudini, viene a scuotere quella prostrazione negativa chiamata rassegnazione, che ci fa credere che si vive meglio se evitiamo i problemi, se fuggiamo dagli altri. La rassegnazione che ci porta a isolarci, a separarci, a farci ciechi di fronte alla sofferenza degli altri. Le beatitudini sono quel nuovo giorno per tutti quelli che continuano a scommettere sul futuro, a sognare, che continuano a lasciarsi toccare e sospingere dallo Spirito di Dio. Beati voi che vi lasciate contagiare dallo Spirito di Dio e lottate e lavorate per questo nuovo giorno, per questo nuovo Cile, perché vostro sarà il Regno dei Cieli. Di fronte alla rassegnazione, che come un ruvido brusio mina i nostri legami vitali e ci divide, Gesù ci dice: beati quelli che si impegnano per la riconciliazione, felici quelli che sono capaci di sporcarsi le mani e lavorare perché altri vivano in pace.
Beati quelli che si sforzano di non seminare divisione. In questo modo la beatitudine ci rende artefici di pace, ci invita a impegnarci perché lo spirito della riconciliazione guadagni spazio fra voi. Vuoi la gioia? Vuoi felicità? Felici quelli che lavorano perché altri possano avere una vita gioiosa. Desideri pace? Lavora per la pace. Il Papa cita ancora ciò che disse nel 1977 il cardinale Silva Enríquez, grande pastore di Santiago: se vuoi la pace, lavora per la giustizia. E la giustizia, spiega, non consiste solo nel non rubare, ma esige che ogni uomo sia trattato come uomo. Seminare la pace a forza di prossimità, a forza di vicinanza, a forza di uscire di casa e osservare i volti, di andare incontro a chi si trova in difficoltà, a chi non è stato trattato come persona, come un degno figlio di questa terra. Questo è l'unico modo che abbiamo per essere un futuro di pace, per tessere di nuovo una realtà che si può sfilacciare. L'operatore di pace sa che molte volte bisogna vincere grandi e sottili meschinità e ambizioni che nascono dalla pretesa di crescere e farsi un nome, di acquistare prestigio a spese degli altri. L'operatore di pace sa che non basta dire non faccio del male a nessuno, perché, come diceva Sant'Alberto Hurtado, va molto bene non fare il male, ma è molto male non fare il bene. Costruire la pace è un processo che ci riunisce e stimola la nostra creatività per dar vita a relazioni capaci di vedere nel mio vicino un figlio di questa terra. La Vergine Immacolata, che custodisce e accompagna questa città, ci aiuti a vivere e desiderare lo spirito delle beatitudini, conclude Francesco. Nella Santa Messa viene incoronata l'immagine della Beata Vergine Maria del Carmelo, madre e regina del Cile. Osservatore Romano con la data di mercoledì 17 gennaio. Il futuro si costruisce con l'ascolto. Papa Francesco a Santiago ricorda che il bene e la giustizia vanno conquistati giorno per giorno. Dolore e vergogna per lo scandalo degli abusi su bambini causato da ministri della Chiesa. Ritorno in Cile, editoriale del direttore. Pechino auspica la ripresa dei colloqui tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. L'OLP si chiama fuori dagli accordi di Oslo con la sospensione del riconoscimento di Israele. Bangladesh e Myanmar si danno una scadenza di 2 anni, intesa sul rimpatrio dei Rohingya.